Stamattina siamo a Cattolica, sono venuto a trovare un ragazzo eccezionale del quale io avrei bisogno a Pesaro come il pane per promuovere la nostra città, ma siccome lui non promuove solo Cattolica, promuove un territorio intero, lo sta facendo in maniera del tutto innovativa, sono venuto a trovarlo e so che qualche idea ce l'ha. Sono qui oggi con Lorenzo, che molti di voi hanno già cominciato a conoscere in questi mesi. Allora lui è venuto a cercarmi, no? Che lui è il sindaco di Pesaro, che è una città che non è mica come Cattolica, c'ha quasi 100.000 abitanti, e ora vuol fare questo gemellaggio, perché io ho fatto il manifesto della marchignolità, che è una roba bellissima, perché noi qua dobbiamo unire tutte le nostre cose belle, fare promozioni insieme, perché loro si sentono un pochettino sempre con la Romagna, abbiamo sempre avuto questi screzzi, invece dobbiamo essere uniti come i pompieri. Allora abbiamo fatto questo scambio culturale, che io gli ho portato la piada con lo squacquerone e il crudo e lui mi ha portato la pizza e Rossini, però capite anche voi che non è pari, perché la piada è... Allora ho voluto di più, allora gli ho dato anche Romagna Mia, che è uno dei canti popolari che proprio ce lo invidia tutto il mondo, ma lui mi ha dato un capolavoro che... Guarda, in tutto il mondo lo conoscono, perché ha avuto proprio un'ispirazione divina, che voi dite genio, coma. Rossini alla mia età ha scritto l'ouverture del Guglielmo Tell. Io vi consiglio a tutti a casa di chiudere le luci, mettervi nel silenzio e ascoltare l'ouverture del Guglielmo Tell. Se non sentite il tocco divino di Co, e lui me l'ha portato da Pesaro, perché ha voluto fare questo gemellaggio della marchignolità. Io sono contento che è venuto qui con me, bisogna fare una roba insieme. Però lui, per dimostrare di essere romagnolo, perché io dimostro di essere pesarese, perché c'è mio zio che è di Pesaro, eravamo a tavola col mio nonno, no? E lui a un certo punto ha detto, lascia zì, allora sai, silenzio, cosa ha detto, è diventato di Pesaro, no? E invece lui ha detto, lascia zì, ci mesmamo qua, è pecere, no? Però lui invece, per diventare marchignolo, deve dire che la pide sal par sotto, la piace un po' mattone. Grande Lorenzo, viva Cattolica, viva Pesaro e viva i marchignoli.